Buon sabato a tutti quanti voi. Oggi sui giornali ci sono vari argomenti. Quello che però a me affascina di più resta la questione della manifestazione per l'integrazione a Milano. Cosa succede? Qua i giornali si dividono in due blocchi, diciamo il blocco politicamente corretto nel senso più sano del termine e in quello politicamente scorretto nel senso più sano del termine. È stato tutti i giornali parlano di questo Ismail, nato in Italia, ma da madre italiana e padre tunisino, che ha ferito tre persone di sicurezza, tra cui un militare che si trovava alla stazione. Divertente il pezzo di Borgonovo oggi, mi sembra, sul Libero, che dice: ma quale italiano? È nato in Italia, ma in realtà non è integrato per niente. Polemiche dei giornali del centrodestra, Belpietro, Libero e Sallusti dicono: ma insomma, oggi proprio si fa la manifestazione per l'integrazione a Milano e per l'antirazzismo, nel momento in cui ci si rende conto che si dovrebbe fare una manifestazione per quelli che ci difendono dai delinquenti e non solo quelli immigrati. No, non sono stato più renziano di Seguzzu, non mi sembra, è un delinquente, basta, mi dice Miriam Vicentini di questo Ismail. L'assessore Maiorino dice: un episodio isolato, basta. Lo sciacallaggio. Belpietro dice: meno male che Minniti diceva che la sicurezza è di sinistra, e Libero dice: sfilano per i delinquenti. Siccome io su questa questione sono affascinato, poi vi dico quello che penso, vorrei sentire, vediamo se ci riesce, Stefano Parisi, che è un liberale e che era candidato proprio a sindaco di Milano. Vediamo se lo sentite, dovrebbe essere libero il telefono. In questo momento è libero il telefono di Stefano Parisi. Vediamo se ci sente. Pronto? Stefano Nicola Porro, ciao! Ciao Nicola, buongiorno. Buongiorno, sei in diretta sulla mia zuppa di Porro. Ti volevo chiedere della marcia di oggi, se ti va, un minuto. Sì, Che certo. dici Ma di questa marcia di oggi per l'antirazzismo? guarda, è una marcia divisiva e retorica. Si vede quanto la sinistra è lontana, da quello che succede nella società italiana. Insomma, io penso che sia una marcia che faccia male sia agli immigrati regolari, soprattutto, che ovviamente a tutti coloro che pensano che il problema dell'immigrazione debba essere gestito in un modo molto serio e molto rigoroso. Dividere, dire che tutti sono legali, quando invece sappiamo che c'è un'ampia area di illegalità e c'è un grande problema di sicurezza, ecco, credo che questo sia una retorica molto Però pericolosa. Maiorino oggi in un'intervista dice: si tratta di un episodio, quello della stazione centrale, isolato, basta, sciacallaggio. Siccome tu tutto sei tranne che diciamo, un destro populista, cioè, certo non può essere quella roba là, no? No, Però. ma certo, ma non è quell'episodio là che mi fa dare questo giudizio sulla manifestazione. Ecco. Queste manifestazioni, l'ho detto, credo che sia una cosa diversa. Gli episodi, a parte che non sono affatto isolati, ma ce ne sono tanti. Il Esatto. fatto che la sinistra si sia rivoltata contro le forze dell'ordine che hanno fatto il blitz l'altro giorno in stazione centrale è gravissimo. Non fa capire come l'ideologia gli ha bruciato il cervello, li ha completamente Certo. accecati, accecati. La società, nella società italiana c'è un tema molto importante che riguarda l'immigrazione. Ora, proprio per dare un giusto equilibrio e per salvaguardare soprattutto gli immigrati regolari, cioè coloro che vogliono vivere la loro vita normale nel nostro paese rispettando le nostre regole, i nostri principi e i nostri valori, fare di tutto erba un fascio e dire che tutti gli immigrati, anche quelli irregolari e quelli abusivi, sono legali, vuol dire fare un danno a coloro che con tanto sforzo Certo. cercano di trovare, di integrarsi nella nostra società. È proprio contro l'integrazione, è proprio quell'ipocrisia che genera l'idiosincrasia verso gli immigrati. Io penso che sia, e poi la sottovalutazione del problema del terrorismo. Ti ricordo che in Consiglio Comunale a Milano, nelle liste del PD, è stata eletta questa islamica musulmana legata ai fratelli Ma lo musulmani. è veramente, ora che la vedi in consiglio, lo è veramente? Ma lo è veramente perché, al di là di tutte le notizie che si sanno dei suoi parenti, suo Sì. marito, sua madre, che sono evidentemente legati ai fratelli musulmani, lei è attiva nel boicottaggio di Israele.
E sai che il boicottaggio di Israele è la chiave Certo, certo, dell'antisemitismo certo. nel mondo. E quindi è la confusione. Tu sai che oggi in questo momento la maggioranza che guida il Consiglio Comunale, il sindaco Sala, è profondamente spaccata su tutti questi temi. Infatti Sala sbanda tutti i giorni, perché una volta si mette la fascia, poi se la toglie e sta con la manifestazione, contro la manifestazione, perché non sa dove mettersi, perché ormai c'è una frattura profonda all'interno della sinistra tra coloro come l'assessore alla sicurezza, che pensa ai cittadini e alla sicurezza dei milanesi, di tutta la nostra comunità, Certo. compresi ovviamente gli immigrati regolari che vivono a Milano, e invece dall'altra parte c'è la sinistra di Maiorino, ideologica, che però, Nicola, questo va chiarito, dietro a questa manifestazione Sì. e dietro tutto il tema dell'accoglienza c'è un gigantesco giro di interessi Ma economici. tu dici ci E sono i allora, soldi anche a Milano su questo? beh, i soldi che sono utilizzati Dell'accoglienza? per l'accoglienza sono grandi interessi economici, no? Allora, io dico sempre, l'ho detto anche oggi in un'intervista a Libero, che credo che noi dobbiamo guardare al problema dell'immigrazione con una visione di lungo periodo, perché questo non è un fenomeno che si risolve l'anno Certo, prossimo. grazie Stefano. Continuo la mia Grazie, rassegna Nicola. perché di Ismail ne abbiamo parlato a sufficienza i primi 6 minuti, poi c'è tutto il casino siciliano. Ma ti sembra normale che in Sicilia non si riesce a candidare nessuno? Lì però ci sono due problemi, E Nicola, cioè? perché c'è sicuramente un problema di qualità delle persone che vengono candidate, ma c'è anche un grande scontro tra poteri, ma non c'è solo in Sicilia, mi sembra ci sia pure a Napoli Tra e in Italia procure, in generale, tra. scontri tra procure, insomma l'idea che due candidati, dopo un'ora e mezzo che hanno presentato le liste, vengono tutti e due messi fuori gioco dalle procure, è strano, insomma. Molto. Grazie Poteva Stefano avvenire. Parisi, Energie per l'Italia, no? Così si chiama il Ciao, tuo buon movimento. Giri lavoro. ancora l'Italia? È certo che giro l'Italia, tutti i giorni giro l'Italia, c'è molta energia in giro. Bene, grazie per aver accettato la nostra zuppa di Ciao, porro. Ciao, Nicola. ciao, 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 ciao. ciao. Allora, grande Stefano Parisi, grandissimo, abbiamo già accennato il secondo tema oggi sui giornali che è la Sicilia e niente, arrestati tutti e due quelli del centrodestra esattamente dopo aver presentato le liste. Devo dire che la coincidenza è abbastanza significativa e poi tutti i giornali titano sulla Vicari, la sottosegretaria che avrebbe aiutato una famiglia di avrebbe aiutato un settore, perché non è una famiglia, quella famiglia avrebbe guadagnato 7 milioni dai risparmi derivanti dalla riduzione dell'IVA da 10 al 4% e a Natale questa famiglia gli avrebbe regalato un Rolex da 5.000 euro. Lei dice, ma in un'intervista che fa oggi, ma secondo voi io regalo 7 milioni e ritengo che mi danno un Rolex da 5.000 euro? Beh, insomma, non mi sembra proprio una tangente pazzesca. Il punto fondamentale è poi anche Crocetta in mezzo a questa vicenda perché avrebbe avuto un viaggio gratis a Filicudi, capirà? Insomma, non è proprio il posto più, non è che è andato a Mosticchia, è andato a Filicudi gratis. Il governatore della regione Sicilia. Io non so che cosa ci sia dietro questa cosa, se ci siano questi rapporti, assunzioni, amici, eccetera. Però una cosa la chiedo a voi, la chiedo a me, la chiedo ai giornali: una sottosegretaria che si chiama Vicari da sola può decidere di abolire l'IVA e di passare l'IVA dal 10% al 4% per l'intero settore marittimo? Da sola passa per il DEF. Passa per il governo, passa per le commissioni, passa per il Consiglio dei Ministri. Da sola la signora Vicari è riuscita a far passare questa norma e per questo è stata pagata con una tangente che è un orologio, cioè talmente brava da fottere tutti e gli danno un solo orologio. Complimenti alla Vicari, devo dire. Detto questo, veramente poi vedremo di che si tratta. Blocco dei treni a Roma. Qui da solo, soltanto tre condensatori da 300 euro mettono a repentaglio praticamente tutto il sistema ferroviario del centro. Tre regioni paralizzati, casino alla stazione centrale, non pagherà nessuno, non vi preoccupate, non succede nulla. Scalfari risponde con un pezzo un po' incredibile oggi a Feltri perché dice che Feltri fa teppismo giornalistico. Ieri ce l'ho qua, Feltri aveva scritto sul suo giornale: Calabresi prima lo ammazzano e poi lo fanno santo. Beh, devo dire la verità che Feltri,
che Scalfari oggi glielo risponde, dice: beh, giuste le polemiche del Foglio, meno quelle di Libero. Insomma, sceglie lui chi si può opporre a Scalfari. Le scrive un pezzo che, voglio dire, non vuol dire nulla, cioè ci racconta la storia a modo suo di Calabresi e poi ci racconta questo piccolo aneddoto, cioè che nel 2007 avrebbe chiesto scusa alla moglie di Calabresi, abbracciandola, dicendogli che aveva sbagliato, a firmare nel 1972, 1972 quell'orrendo, schifoso, disgustoso manifesto dell'Espresso che è stata la pistola intellettuale con cui hanno ucciso Calabresi. Io, se fossi stato nel figlio, nella moglie, in quelli che volete, io me ne sarei fottuto di queste scuse. Quando ammazzano mio padre e quella campagna di odio che hanno fatto nei confronti di Calabresi è una campagna disgustosa. Oggi c'è poco da scusarsi, cioè fa bene a scusarsi, ma non, nulla toglie rispetto a quel clima. Vaccini, passano i vaccini, vince, secondo l'interpretazione dei giornali, la posizione della Lorenzin, diventano da 4 a 12 vaccini obbligatori e divieto di iscriversi alla scuola se non si è vaccinati. Oggi il pensiero è tutto a favore dell'operazione della Lorenzin, ma forse l'unico retroscena interessante è che su questa battaglia Renzi da fuori punta moltissimo perché vuole mettere nell'angolo il Movimento 5 Stelle, che in effetti un po' equivoco sui vaccini è stato. Beh, la cosa più divertente sono le intercettazioni. Qui ci sono due pezzi che vi segnalo, quello del Foglio e quello del Fatto. Partiamo dal Fatto. Beh, Fatto, devo dire che anche in questo caso Travaglio ha buon gioco, io condivido niente delle sue posizioni, ma buon gioco a dire: ma scusatemi, quando nel 2009, nel 2010, per il disegno di legge Alfano che voleva la limitazione delle intercettazioni, cioè l'allargamento del segreto anche alle intercettazioni, ci furono le piazze piene, Repubblica Compostit, lo sciopero della FNSI, della FIEG, un casino pazzesco, e soprattutto si alzò Napolitano che disse, Napolitano, quello che dice quanta ipocrisia ha detto ieri sulle intercettazioni, Napolitano disse che il disegno di legge di Alfano aveva molti punti oscuri e quindi bocciò il disegno di legge perché c'è pure il Presidente della Repubblica, i giornalisti, i Postiti, Repubblica, la politicamente corretta. Ma scusate, oggi dove sono finiti tutti questi quando Orlando dice di limitare le intercettazioni? Dove cavolo sono finiti? C'ha perfettamente ragione, dice Travaglio, non ce l'avevano contro le intercettazioni, ce l'avevano contro Berlusconi e quello era un grimaldello contro Berlusconi, le intercettazioni. Questa è una chiara e limpida lettura. Io penso che sia ieri, sia oggi, sia necessario mettere non un freno, una regola sulle intercettazioni, non più di quello. Il Foglio, che secondo me non coglie il senso della questione, invece dice che Napolitano aveva capito dove, che i problemi della giustizia italiana nascevano dal processo penale. Si dimentica il Foglio di ricordare come Napolitano contro Berlusconi ha evitato che si facesse qualsiasi riforma della giustizia in qualità di presidente del CSM. Quindi il Foglio, devo dire che veramente in questo caso forse si facesse consigliare più dai pezzi di Annalisa Chirico che dà queste interpretazioni che adesso diventano filo-napolitanesche sulla questione della giustizia. Ultima cosa oggi, Pannella, bello, vi segnalo l'intervista di Matteo Angioli che ci spiega nelle ultime due righe, titolo al giornale così, perché in realtà la Bonino già si sapeva da tutto quello che aveva detto a Bordin, Pannella non faceva più parte sostanzialmente del Partito Radicale. Vi do un saluto, oggi sono stato un po' lungo, abbiamo letto mentre con Stefano Parisi la prima parte delle manifestazioni un po' tutto quanto quello che riguarda il giornale. Ci vediamo domani, come sempre, con la zuppa di Porro. E vi ricordo a tutti che in edicola, per chi di voi non l'avesse visto o non l'avesse ancora comprato, potete comprare il giornale con La disuguaglianza fa bene, il mio libro in versione tascabile. Al giornale, come allegato il giornale, dovete pagare di più, ma questa è una super pubblicità che faccio al mio giornale, al mio libro e alla diffusione in questo periodo in cui tutti ce l'hanno contro la disuguaglianza, di un libro che vi spiega che la disuguaglianza non è il problema è la crescita in questo paese. Ciao!